passa. Non la mette giù bene. Attenzione qua al contropiede, 3 contro 3 per il Mali, che allarga sulla destra, entra in area, finta, tunnel e poi esterno che finisce sulla traversa e poi rovesciata fuori. Cross in mezzo, la prova a spizzare e finisce alta, ma di pochissimo vicino al gol, la Colombia. Sul punto di battuta Bruni, che la passa letteralmente a Koulibaly. Poi arrivano in due sul pallone, finta, la palla ancora buona, poi il tiro che si scaglia sul palo e poi calcio d'angolo. Palla a destra, cross in mezzo, la svetta di testa, però era in fuorigioco. Bruni col mancino, cross in area, viene spizzata, poi la rimette dentro solo per un attimo. Poi calcia in porta e arriva il gol clamoroso da parte del centrocampista della Colombia, destro secco sotto l'incrocio, 1-0. Rimessa battuta in area, non la prende nessuno, la lascia scorrere e incredibilmente finisce fuori, occasionissima per il pareggio del Mali. In campo, poi cross in mezzo a cercare l'esterno opposto, palla che finisce fuori con il destro al volo. Poi palla qua giocata a destra, si chiude il triangolo, entra in area, cross in mezzo, la tiene in campo Koulibaly. Rimessa battuta lunga sui piedi di Calambas che tira e in due tempi facile Koulibaly non trova lo sbocco per il tiro. Poi palla a sinistra che va in porta, attenzione alla respinta, palla che non entra, poi fuori gioco, se l'è rischiata e non poco Cardenas. Fischia tre volte l'arbitro, finisce 1-0 per la Colombia che conquista 3 punti che gli permettono di agganciare il Gambia.